Bene, bene, bene. Altro video, altra recensione, sempre grazie ai mitici amici di RC Rovigo. Ho avuto l'occasione di provare la nuova Sony A6400, un corpo macchina molto interessante sotto diversi punti di vista. Farsi è questo oggetto qua è una videocamera o una fotocamera? Io l'ho utilizzato in questo momento in entrambe le maniere, sia a livello foto che a livello di video, e vi racconterò un attimo nel dettaglio che cosa ne penso. Come sempre lo appoggio perché ho paura di sfasciare tutto. A livello così di impatto l'ho utilizzato all'incirca un mesetto e mezzo per diversi lavori. Devo dire che mi ha dato più soddisfazione dal punto di vista video che dal punto di vista foto. Quindi la prima cosa che vorrei comunicare è che questo qua è un corpo macchina adatto, o perlomeno che dà più soddisfazioni a livello video piuttosto che a livello foto. A livello di sensore, le immagini che sputa fuori a livello fotografico sono normali, quindi diciamo che abituato al file della Sony A7R 2, secondo me è leggermente inferiore, nonostante resista un po' di più all'ISO e manca un po' di dettaglio, perché chiaramente alla metà di megapixel ho l'occhio un pochino più allenato a livello di, diciamo, di guardare appunto il dettaglio delle immagini. Regala delle immagini normali, quindi non è che ti fanno capotare giù dalla sedia quando le vedi. A livello video invece secondo me diventa molto più interessante perché, intanto permette di fare dei video molto lunghi. Se non sbaglio, registra fino a un'ora e mezza in 4K, una cosa del genere, senza surriscaldarsi. Per cui, se dobbiamo fare dei girate tipo delle interviste, ad esempio, secondo me dà molta più soddisfazione l'utilizzo di un Alpha 6400 piuttosto che, ad esempio, della mia A7R 2. Perché? Perché sforna dei file ottimi a livello video, sia in Full HD che in 4K, molto maneggevoli a livello di editing, colore, video, eccetera. Parliamo del design di questa macchina. Allora, a livello di dimensioni, proprio di dimensioni tecniche di volumi, devo dire che è un corpo macchina veramente piccolissimo, è grande praticamente come il mio iPhone. Ed è quasi magico che in un corpo così piccolo, diciamo, ci sia tutta questa potenza. Super tascabilità, soprattutto se utilizziamo delle lenti corte a livello di dimensione proprio della lente. A livello di portabilità, devo dire veramente 10 punti. Però dall'altra parte, io mi domando sempre: la dimensione di questo corpo macchina qua non è che essendo così piccola risulta poco professionale se l'utilizzate in ambito lavorativo? Mi spiego meglio. Non mi faccio queste paranoie di solito su utilizzare un corpo macchina rispetto a un altro, però secondo me in questo caso qua abbiamo un corpo macchina che è veramente piccino. Agli occhi dei meno esperti, diciamo quelli che vogliono vedere le cose grandi, perché se sono grandi sono performanti, ha convinto appunto il nostro, diciamo, spettatore mentre lo stiamo utilizzando che è un corpo macchina veramente performante. Quindi se da una parte è piccolo e sta veramente dappertutto, pesa poco ed è eccezionale, l'ho utilizzato sul Ronin Neme e tipo ci sta da Dio sopra, dall'altra ho paura che sia leggermente piccolo. Se utilizzato ad esempio senza cage, senza diciamo qualche accessorio in più, se lo vogliamo usare a livello lavorativo dobbiamo corredarlo di qualche accessorio. Dal punto di vista sempre di design mi sono trovato non benissimo sulle ghiere, perché comunque rispetto alla Sony A7R 2 non mi trovavo con alcuni tasti, perché nonostante il design sia lo stesso, va un attimo, diciamo, modificato il nostro, diciamo, utilizzo normale, perché ci sono alcune ghiere che fanno cose che sulla Sony A7R 2 ne fanno altre, quindi va un attimo regolato. Super fighissimo invece lo schermo reclinabile. Infatti, secondo me, questa è la macchina perfetta per chi fa vlog, per chi, diciamo, se lo porta in giro tutto il giorno per fare per riprendersi se stesso, perché è veramente comodo, perché il microfono interno riprende molto bene, quindi l'audio è molto piacevole da ascoltare e soprattutto ha lo schermo basculante, per cui ci si può vedere mentre ci si riprende, e questa cosa qua è molto utile secondo me per chi inizia a fare questo tipo di lavoro. Come vi accennavo prima, questa macchina è molto legata all'ambito video e legato piuttosto che all'ambito foto. Anche cercare il mirino, essendo una macchina piccola, ci fa anche fatica, e infatti diciamo che l'ho utilizzato principalmente guardando lo schermo, e quindi questa cosa qua è un altro indizio in più sull'utilizzo. Quindi un utilizzo neofita o comunque diciamo da principiante amatore che non vuole utilizzare il mirino diciamo è lì per accontentare chi lo vuole utilizzare, ma lo utilizza principalmente a schermo che appunto si può reclinare. Un'altra cosa che diciamo che si legge in giro sul web, ed effettivamente è vero, se io metto un microfono sopra e vado a coprire praticamente lo schermo reclinato, però
se questa macchina qua è fatta per chi è amatore non utilizza microfoni per registrarsi, ma utilizzerà semplicemente il corpo macchina così com'è. Quindi è una critica, diciamo, che confermo, non è un problema così grande. Parliamo invece di una cosa che secondo me è un po' dolente, o comunque per chi è un po' vecchietto come me che è abituato a utilizzare la messa a fuoco con joystick o comunque con le freccine. In questo caso qua, che abbiamo uno schermo touch molto sensibile, non lo so, non lo so, perché a livello foto non riuscivo proprio a trovarmi. Cioè, devo prima mettere a fuoco e poi inquadrare e fare lo scatto. Ok, ci sta perché ha una messa a fuoco che è veramente micidiale, però avrei preferito anche, diciamo, un comando joystick. Ora, non so se esiste sinceramente perché ho provato a smanettare, non l'ho trovato assolutamente, quindi mi sono limitato ad utilizzarlo via touch. Non è così immediato, specialmente se lo utilizzi in condizioni un po' più difficili che siano l'utilizzo normale. Tipo, ad esempio, se lo dovessi usare con i guanti, con altre cose, magari è sensibile, però boh, non sono convintissimo su questa cosa qua. Io preferisco sempre un tasto. Dal punto di vista video, invece, è eccezionale perché mettiamo che stiamo girando un'intervista. Basta che faccio che pigi sulla faccia dell'intervistato, questo mette a fuoco praticamente istantaneamente ed è e non sbaglia un colpo. Adesso, io l'ho provato in parecchie situazioni, non mi ha mai tradito. La cosa veramente più figa di questa macchina fotografica qua è la messa a fuoco, che batte anche la 9 a livello di velocità. A livello sportivo, secondo me, questo è ancora una macchina che potrebbe dare delle soddisfazioni sempre a livello video, appunto perché ha un sacco di punti di messa a fuoco ed è super veloce ed è touch in questo caso qua. Un'altra domanda che mi sono fatto è: questo corpo macchina qua può essere un primo corpo macchina o magari tipo è ottimo come secondo corpo macchina? Io mi sono risposto che secondo me questo è il corpo macchina perfetto come secondo corpo macchina in caso di problemi. Quindi, ad esempio, seconda ripresa, cioè, hai avuto un problema con la fotocamera, devi portare a casa il servizio, devi comunque, diciamo, andare a sopperire un problema, ad esempio, o lo può utilizzare l'assistente durante gli scatti perché semplifica un pochino il processo, diciamo, lavorativo. La direzione è questa. Quindi, se deve essere la prima macchina per un amatore va benissimo. Se deve essere una macchina per, diciamo, un amatore un po' avanzato, o comunque chi già fa della fotografia e del video un lavoro, non è sufficiente o comunque non è performante, non mi dà quella fiducia come primo corpo macchina. Ha, diciamo, troppi dettagli che non mi tornano. Mentre dall'altra parte, se devo pensare, spendo relativamente poco per quello che mi garantisce, perché il rapporto qualità-prezzo è veramente eccezionale. Fa video in 4K, permette di scattare foto ad ISO tipo fino a 6400, praticamente è quasi privo di rumore, quindi eccezionale. Ma ti manca un pochino delle velocità che vorresti, a livello sempre foto. Alfa 6400, super top come secondo corpo macchina a livello video. Non lo consiglierei come primo corpo macchina a livello foto, forse come primo corpo macchina a livello video se stiamo iniziando. Mi sono fatto un pochino questa idea qua, comunque ce l'ho ancora per qualche giorno, quindi questa è la prima parte del video, lo riutilizzerò per qualche lavoro, vediamo se ho scoperto qualcosa di nuovo. Intanto ci vediamo al prossimo pezzo di video. Bene, ho avuto modo di fare qualche altro progetto con l'Alfa 6400, quindi posso tirare assolutamente le somme finali di questa macchina. Tutto confermato quello che vi ho detto fino a poco tempo fa, quindi compattezza della macchina, performance, portabilità. Devo aggiungere che ho trovato molto molto utile la funzione timelapse interna. Infatti ne ho fatti due o tre timelapse per vedere se funzionava tutto e effettivamente funziona tutto. Quindi una funzione che ho trovato veramente veramente interessante e soprattutto utile per quello che faccio io. Una cosa invece un po' che non mi è piaciuta tantissimo, ma questo già lo sapevo, è che essendo sensore APS-C, le lenti che uso sulla Sony A7R2 in verità risultano un pochino strettine, tipo il 24-70 risulta un po' croppato, per cui diciamo che se già il 24 non è un grandangolo molto spinto su APS-C, nel senso necessita secondo me di una lente un pochino più aperta per fare qualche vista un pochino più generica. Compattezza confermata, durata della batteria devo dire nessun problema. Ho fatto, se non sbaglio, un timelapse e mezzo con una batteria abbastanza lungo, quindi secondo me fai tranquillamente mezza giornata di scatti senza troppi problemi. Mi ha dato riconfermo il discorso che è più efficace come video piuttosto che come foto, però in entrambi i casi si difende bene. Riconfermo ulteriormente il discorso dell'autofocus, super atomico, un po' sfigato secondo me nell'utilizzo touch, cioè non sono riuscito a trovare la funzione, perdonatemi se esiste, ma tipo io proprio non sono riuscito a trovarla ed effettivamente usarla nel mirino con la funzione touch risulta veramente scomodo. Preferisco continuare
pochino preferire sempre il pulsantino da premere. Comunque devo dire che è una macchina che si è comportata veramente bene per quello che ci ho fatto io, mi ha dato sempre soddisfazione, non mi ha dato nessun problema, forse tranne una volta che mi è entrato un po' di sporco cambiando la lente, però questo è fatto perché essendo mirrorless chiaramente non hanno lo specchio di fronte al sensore, quindi vi prego inventate qualcosa che copra il sensore quando si cambia le lenti. Devo dire sì, confermo che è un'ottima macchina, funziona molto bene secondo me come secondo corpo macchina ad utilizzo video. Quindi se devo dare un consiglio spassionato, se tipo sta cercando una seconda camera d'appoggio o se c'è le prime armi con la parte video, Sony Alpha 6400, veramente tanta roba. Aggiungo un'altra cosa che mi è appena venuta in mente, che non esiste l'entrata delle cuffie praticamente vicino al microfono. Quindi se voi state registrando qualcosa con un microfono esterno, non avete le cuffie per controllare se effettivamente c'è casino in giro, eccetera. Ecco, questo l'ho trovato un pochino senza senso, perché cioè, se sto usando un microfono esterno per avere maggiore qualità, a questo punto voglio sentire anche se sto registrando bene. Quindi, secondo me, appunto, diciamo che la possibilità di avere un microfono esterno l'hanno messo perché bisognava metterlo, ma non ha un vero e proprio senso. Tanto vale utilizzare la camera interna e il microfono interno, e se voglio fare delle registrazioni di qualità, a sto punto preferisco altre soluzioni. Bene, spero che questo video ti sia stato utile. È stata una recensione un po' lunga, però secondo me aveva un sacco di cose da affrontare. Se è stato utile per te, mi raccomando, condividilo, perché magari può essere utile anche per qualche tuo amico. Ci vediamo al prossimo video.